Oggi siamo a Maputo e andiamo a fare un bel giro in bici. Siete andiamo. Pronti? Andiamo! Questo è il primo hotel 5 stelle di Maputo e entriamo. Siamo arrivati alla chiesa a forma di spremiagrumi. Adesso ve la faccio vedere. Quello che vedete là in fondo è il ponte di Maputo, che verrà concluso a fine dicembre, diventando ufficialmente il ponte più grande di tutto il continente africano, e congiungerà le due parti di Maputo che per oggi sono collegate soltanto. Che carini i bidoni per la raccolta differenziata! Siamo arrivati a Fortaleza, che è stata l'ultima dimora dell'ultimo imperatore del Mozambico prima di essere dimesso, e abbiamo ritrovato il frangipani, che è questo fiore meraviglioso che ci ha accompagnato per tutto il viaggio in Asia. E questo è un nuovo punto di connessione, secondo me, tra l'Asia e qui il Mozambico e Maputo. Mi sbaglierò io, ma io vedo un sacco di punti in comune. Di questo rosa che non amo. Credo che questo sia in assoluto uno dei miei fiori preferiti. Ha un profumo. Prendiamo l'autobus con calma. Questa stazione è stata definita la terza più bella al mondo dopo la Gare du Nord di Parigi, dopo la Station Centrale de Saint Pancras in Inghilterra, e dopo troviamo quella. Era chiamato la stazione del Cammino di Ferro di Lorenzo Matthes, e adesso invece è la stazione di ferro di Maputo. Era il vecchio bar della stazione, possiamo guardare attraverso i vetri, e da questo lato invece dei poster si vede com'era la stazione prima. Sto amando un sacco io questi treni. Se si pensa di viaggiare su questo, forse può fare un po' paura. Però insomma, e c'è anche un museo della stazione con tanto di binari. Questa è la prima moschea, che era in legno e poi è stata trasformata. Questa casa di ferro è stata fatta da Eiffel per il primo governatore portoghese, ma si è dimenticato del fatto che qui il clima è molto diverso e fa molto caldo, quindi quando è caldo e quando è freddo è freddo. Qui siamo di fronte al consiglio municipale, la statua del primo presidente del Mozambico e la cattedrale. Mangiamo il gelato! Back to Tuk Tuk!